Volevo darle un regalo, una scimmietta mostriciattolo. Con me avevo uno zainetto che conteneva altri regali, un'altra scimmietta di peluche, una lampada piccolina, un libretto di illustrazioni per bambini. Lei si è rifiutata di prenderlo. Abbiamo iniziato a discutere, mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso con lei. Voleva andare avanti, stava creando nuove relazioni, si stava sentendo con un altro ragazzo, Eric. Non potevo sopportarlo, e allora l'ho uccisa, l'ho colpita mentre mi guardava in faccia. Filippo Turetta ha pronunciato queste terribili parole durante il suo primo interrogatorio davanti al magistrato. Attualmente detenuto con l'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, coetanea, l'11 novembre 2023 tra Vigonovo e Fossò, Venezia, affronta pesanti accuse. Omicidio volontario aggravato da premeditazione e legame affettivo, crudeltà, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi. Il 15 luglio prossimo Turetta comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare. Durante l'interrogatorio avvenuto il 1 dicembre scorso e di cui sono trapelate indiscrezioni, l'arrestato ha ricostruito in dettaglio le fasi drammatiche dell'omicidio. Il giorno del delitto, il giovane si era proposto di accompagnare Giulia a fare acquisti in vista della sua laurea. Le telecamere di un centro commerciale di Marghera li avevano inquadrati insieme. Dopo una cena, erano partiti con l'auto di Turetta verso la casa di Giulia. Arrivati a Vigonovo, il ragazzo si era fermato a 150 metri dalla sua ex casa. Eravamo in un parcheggio vicino a casa sua. Già altre volte avevamo parcheggiato lì quando la riportavo a casa, per non parcheggiare sotto casa sua e non farci vedere. Fino a quel momento, tutto sembrava normale. Giulia pensava semplicemente di salutare Filippo, scendere dalla macchina e tornare a casa, come al solito. Proprio nel momento dei saluti, tra i due era scoppiata una discussione. È stato allora che Turetta ha realizzato che la loro relazione era davvero finita. Nonostante i suoi tentativi di riconciliazione, capiva che non c'era più speranza. Temeva che Giulia potesse iniziare una nuova storia con qualcun altro e questo lo ha spinto a mettere in atto il suo tragico piano omicida. Quando Giulia ha cercato di fuggire per proteggersi, Filippo è riuscito a bloccarla. Mentre eravamo in macchina, lei ha iniziato a dirmi «Cosa stai facendo? Sei pazzo? Lasciami andare!» Era sdraiata sul sedile, poi si è messa seduta, si toccava la testa. All'inizio pensavo solo a guidare, poi ho iniziato a strattonarla e a tenerla ferma con un braccio. Ci eravamo fermati in mezzo alla strada. Ho provato a metterle lo scotch sulla bocca, non mi ricordo se lei se lo è tolto o è caduto da solo perché non lo avevo messo bene. Si dimenava. È scesa e ha iniziato a correre, poi anch'io sono sceso. Dal parcheggio di Vigonovo la lite era continuata in una zona isolata di Fossò, un altro paese vicino. Qui Turetta aveva nuovamente fermato l'auto. Giulia aveva aperto la portiera e si era precipitata fuori. Lui l'aveva raggiunta e si era scagliato nuovamente con una violenza estrema contro di lei. Avevo due coltelli nella tasca dietro il sedile del guidatore. Uno l'avevo lasciato cadere a Vigonovo. Ho preso l'altro e l'ho rincorsa. Non so se l'ho spinta o è inciampata, continuava a chiedere aiuto. Le ho dato una decina, forse 12-13 colpi con il coltello. Volevo colpirla al collo, alle spalle, sulla testa, sulla faccia e poi sulle braccia. Secondo i risultati dell'autopsia, le coltellate sono state molto più numerose, ben 75. Turetta ha continuato nel suo agghiacciante racconto. Mi ricordo che era rivolta all'insù, verso di me. Si proteggeva con le braccia dove la stavo colpendo. L'ultima coltellata che le ho dato era sull'occhio. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. Dopo aver ucciso la ragazza, Turetta si era sbarazzato anche del secondo coltello e si era rimesso al volante con il corpo di lei nell'abitacolo. Ho gettato il coltello, il suo telefono e il mio tablet in un piccolo fossato di una strada laterale. Il computer invece l'ho gettato in una strada di Aviano.
A quel punto Filippo Turetta aveva guidato fino al lago di Barcis, Pordenone, dove aveva abbandonato il cadavere in un fossato. Il giovane ha anche rivelato di aver tentato il suicidio due volte. «Ero pronto a soffocarmi con un sacchetto, ma non ci sono riuscito, l'ho strappato all'ultimo. Volevo togliermi la vita con un coltello che avevo comprato, ma non ci sono riuscito. Pensavo che se avessi fumato e bevuto sambuca sarebbe stato più facile suicidarmi. Invece ho vomitato in macchina». Quindi, la sua fuga era proseguita oltre i confini italiani, con 7 giorni di latitanza durante i quali era riuscito a sopravvivere con il poco cibo che aveva con sé. In macchina aveva un pacchetto di patatine e una scatolina con qualche biscotto. Non ho mai comprato nulla da mangiare. I soldi che avevo li ho spesi per i rifornimenti di benzina. Arrivato in Germania, nelle vicinanze di Lipsia, aveva deciso di arrendersi. «Ho riacceso il telefono. Cercavo notizie che mi facessero stare abbastanza male da avere il coraggio per suicidarmi, ma ho letto che i miei genitori speravano di trovarmi ancora vivo e ciò ha prodotto l'effetto opposto. Mi sono rassegnato a non suicidarmi e a essere arrestato». In vista dell'udienza preliminare, l'attenzione è concentrata sull'aggravante della premeditazione. Gli inquirenti sono convinti che Turetta abbia pianificato tutto, supportati da numerosi elementi. Il giovane aveva infatti preso appunti su come legare Giulia, acquistato il nastro adesivo e preparato soldi, vestiti e provviste per una fuga. Attualmente assistito dagli avvocati Monica Cornaviera e Giovanni Caruso, Turetta nega l'accusa di premeditazione. Ha anche spiegato di aver discusso con gli psicologi delle sue intenzioni di suicidio già tempo prima del delitto, a seguito della fine della sua relazione con Giulia. Questi dettagli saranno ora valutati dai giudici.